Salve a tutti ragazzi, sono Mr. X e questa è l'ultima parte dei mercenari, ovvero questa volta utilizzeremo l'ultimo personaggio sbloccato, ovvero Albert Wesker, stavolta nella missione dove troveremo i mitici ciechi, come li ho sempre chiamati io. E questa volta ragazzi la parte durerà praticamente molto perché ho cercato di utilizzare il personaggio nel massimo delle sue prestazioni e quanto appunto può fare. Per quanto riguarda appunto i suoi attacchi, sappiamo che Wesker possiede al suo interno del suo corpo il virus T e di conseguenza possiede delle abilità un po' da superuomo. Inoltre è dotato di un buon arsenale per il combattimento ed è anche un modesto mercenario perché è anche abbastanza veloce. In primis possiamo sistemare già questi con delle granate per ottenere già una bella combo di 5 uccisioni. Sistemiamo adesso questo simpatico essere, vi faccio vedere la mossa, il Shotei, o come cavolo si chiama, che ha permesso di tirare una bella spallata alla Wario Land contro i nostri nemici. Per quanto riguarda appunto, possiede anche una bella Magnum che è in grado di inferire danni molto potenti ai nostri nemici. Come potete ben vedere, guardate anche tutti questi Ganados qua come vengono colpiti e atterrati dalla sua pistola con un silenziatore. E anche il modo di ricaricare è molto veloce, quindi molto utile ragazzi. Quindi un eccellente personaggio Albert Wesker, che ritorna, come potete ben aver visto, in Resident Evil 4 e quindi nei mercenari. E inoltre ragazzi, per quanto riguarda anche Wesker, si potrà utilizzare nei mercenari 3D uscito in tempi più recenti. Oh, che legnata che mi hanno tirato, però mi sono vendicato proprio in tempo in tempo. Adesso per quanto riguarda il proseguimento della storia, vediamo di sistemare appunto, che bello sto calcio qua, cerchiamo di sistemare tutti i nemici e prendiamo anche un po' di tempo perché purtroppo sta scarseggiando. Prendiamo, eccoli qua, specialmente sono questi quelli che tendono un po' a preoccuparmi. Abbiamo trovato 1:30 di tempo per sistemare i nemici. Mettiamoci un attimo al riparo perché qua avremo da massacrare un sacco di nemici. Abbiamo anche un bel fucile di precisione, stracolmo di colpi, infatti può tenere una portata di 24 colpi e non è affatto malaccio. Infatti avete visto come lo stiamo sistemando ad avere tutti questi nemici qua. E Wesker devo dire che è proprio un eccellente personaggio. Abile, veloce e silenzioso. Un vero killer professionista. Comunque, attenzione a questi nemici qua che sono qua sopra, che con un... Perfetto, ce n'era ancora uno se non mi ricordavo. Oddio, ecco che cosa c'era. Vediamo di sistemarlo con una bella legnata e impugniamo la nostra killer. Boom! Evidentemente... Sistemato, ok. Buono. Ricarichiamo, vediamo se possiamo, il nostro fucile di precisione. Ah, che cavolo, mi ha tirato una stangata. Buona, ricarichiamo, possiamo. Buon, ce l'abbiamo fatta. E adesso per quanto riguarda gli altri nemici, facciamo molta molta attenzione perché adesso si stanno facendo veramente in tanti. Siamo 18 consecutive e non è affatto malaccio, è come... Buone possibilità di attacco. Buono, 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 buono. Attenzione, attenzione. 19-20. Buono, buonissimo. Io direi che è stato veramente un buon appiglio per poter aggredire i nostri nemici. Attenzione perché ne stanno arrivando altri. Possiede proprio un fucile di precisione veramente forte. Infatti se riesco a trovare le munizioni continuerò sempre a utilizzare questa arma qua. Mi spiace dover per forza utilizzare il fucile di precisione per aprire i forzieri, i box, però purtroppo devo per forza far così. Già, un po' ricaricare, sennò qui non me ne vengo più fuori. Dai, ricarica. Mi spiace, ti ho seccato. Anche caro mio, ti secco. No, che cavolo, mi ha fatto un male cane. Allora... Devo dire che con Wesker sembra tutto molto più difficile, o è solo una mia impressione. Comunque adesso avremo modo anche di concentrarci in altre cose, eh? Non preoccupatevi. Utilizzo uno spray anche per avere un buon di spazio, perché sennò qui non ce ne veniamo più fuori. Buono, buono, dai, venite, venite che vi sistemo. Buono, buono, buono.
Tutti colpi a me, ragazzi. Adesso voi non andate da nessuna parte, mi dispiace. Adesso vi sistemo io, guardate che cosa c'è qui. Buona. Buono, anche tu. Buono, buono. Muori, muori. Sistemato, distrutto. Sotterrato, devastato, mutilato. E comunque ce l'abbiamo fatta. Ma sì, abbandoniamo questa granata qui, anche se purtroppo non abbiamo altro. Ricarico col fucile di precisione e andiamo avanti. Qua c'è ancora qualcuno che tenta di farmi la pelle. Eccoti qui, amico mio. Ecco, questo c'ha lo schifo in testa. Vediamo di riuscire a massacrarlo come si deve. E vediamo di massacrare anche questo simpatico essere che rompe un po' le scatole. Dunque, saliamo di sopra. Vediamo di reperire anche qualche altro tempo. Oh, una bella piantina. Buona. Tum, legnata. Tum, legnata. Bam. E adesso? 50 secondi in più. Non male. È sopravvissuto. Oh oh, vabbè, lo sapevo io. Qua ci vuole una bella bomba. Ok, ho sbagliato. Ci vuole un'altra bomba. Boom. Dunque, prendiamo adesso la clessidra. Forse mi avrebbe fatto comodo prima. Però va bene, non fa niente. Allora, seguendo sempre questa strada qui, incontriamo altri simpatici soggetti che dobbiamo sterminare subito con una bella bomba. Boom! Benissimo. È proprio finezza zero, vero signor Wesker? Comunque, striniamoli un po'. Piantina rossa. Beh, sì, possiamo utilizzarla per fare un bel miscelotto. Eccolo qua, e abbiamo anche un po' di spazio. Ricarichiamo immediatamente il nostro fucile per ottenere anche un po' di spazio nel nostro inventario. Scusami se ti ho tirato la porta in faccia. Ti ho fatto venire un bernoccolo sulla tua zucca pelata. Scusami, ma è il momento di sistemarti. Ciao, ciao. Prendiamo il tempo, 50 secondi in più. Oh, che bello, munizioni della Magnum, proprio quelli che piacciono a me. Allora, chi è questo qui? Ma cosa vuole lei? Fucile di precisione. Boom. No, 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 no. Stava per falciarmi. Oddio, eccoli qua. Il trio Medusa. Allora, ecco, sistemati per bene. Ok. Quello era ancora vivo. Adesso, ragazzi, in questo punto qua dobbiamo fare decisamente attenzione, perché qua troveremo bensì un Ganados cieco, ma per di più troveremo sia quello corazzato, cioè cieco giustamente, ma anche con versione corazzata, e fa anche un male cane. Come se fa male questo, figuriamoci l'altro. Eccolo su. Si faccia prendere però, signore, non si facci intimidire da me. Ok, sistemato a dovere. Boom, sistemato. Allora dunque, qua prendiamo la piantina che ci potrebbe sempre tornare utile. Raccogliamo la bomba a mano e qua c'è uno spray di primo soccorso da reperire. Dunque, 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 dunque. Ricarichiamo il fucile. Qua, se non ricordo male, già. Ti ho beccato, Beccato anche gli altri, questo gli è arrivato lo schifo in testa. Aiuta. Eccolo qui, arrabbiato nero. Ok, forse riesco a cavarmela. No, per niente. Ok, se riesco a tirargli una legnata con la killer. Oh, che stangata che ti ho tirato, Se eri proprio... Anzi, sei stato un osso bello duro, ma non tanto sufficiente per me. Dunque, ma quanti che bel punteggio che ho fatto su, però adesso questi qui mi stanno un po' facendo un po' girare le scatole. Mi spiace utilizzare la killer in situazioni come queste, ma è l'unica maniera per poter farmi strada. Dunque, cerchiamo di metterci un attimo al riparo. Allora, abbiamo qui una bomba a mano. Abbiamo munizioni ovunque. E adesso possiamo utilizzare nuovamente... per un pelo.
Muori. Una bella piantina. Bene, bene, bene. Siamo di nuovo tornati in una situazione di sottocontrollo. Dunque, possiamo prendere adesso le munizioni che ci lasciano. Oh, la Madonna, quanti ne stanno arrivando. Ecco qua. Che bella legnata che mi ha tirato. Doppia legnata. Uffa. Bomba. Pam. Secchi. Volete un'altra lezione? E adesso ve la do subito. Allora, ok, 15 morti consecutive. Abbiamo già superato un bel punteggio. Adesso l'unica cosa è vedere di riuscire a sopravvivere a tutto questo casino. Abbiamo ancora circa una cinquantina di secondi per poter, diciamo, terminare il livello. Chi è? Ah, ok, ce n'è un altro qua. Muori. Tam. Buona. Un'altra bomba a mano, questa ci sarà decisamente molto utile. Ho visto là dei simpatici esseri che... Oh, la Madonna, che stangata. Abbiamo preso anche una bella piantina. Beh, in tal caso possiamo approfittarne per il fucile. Buono. Buono. Dai, 4 secondi. Comunque abbiamo ottenuto uno stupendo punteggio, ragazzi. E c'era... Oh, buono, buono, buonissimo. Ragazzi, adesso anche i mercenari con Albert Wesker sono stati terminati. Adesso vi auguro buon proseguimento per... i vostri progetti, i vostri lavori e ci sentiremo nei prossimi gameplay commentati. Ovviamente proseguirò anch'io con Resident Evil 4, potete starne certi. Ciao a tutti e grazie per aver visto il video.